Monitoraggio sulla par condicio. Nel complesso, il sistema media locale piemontese si dimostra ancora una volta molto attento alle regole della par condicio in vista delle elezioni del 24 e 25 febbraio. E quanto emerge dalle analisi sui TG e gli spazi extra TG delle TV piemontesi, realizzate dal Comitato regionale per le comunicazioni. I risultati del terzo rapporto del Corecom sul periodo compreso tra 15 e il 24 febbraio saranno pubblicati dopo le elezioni. Il Piemonte in bianco e nero. Immagini color seppia, scorci in cui lo spazio ritratto si coniuga al passato, ammantato dalla patina del tempo che fu, evocando mondi lontani. Sono le fotografie di visioni piemontesi, paesaggio e architettura in 100 anni di fotografia. Mostra visibile a Palazzo Lascaris fino al 29 marzo. Una cinquantina di scatti realizzati tra il 1860 e 1960 dall'obiettivo di abili autori rimasti anonimi, ma anche da maestri della fotografia del Novecento, come Riccardo Peretti Griva e Secondo Pia. Anno europeo del cittadino. Il 2013 è l'anno europeo dei cittadini e il 20° anniversario del Trattato di Maastricht diventa spunto per numerose iniziative a livello locale e nazionale. Torino è stata scelta dall'Unione Europea per un incontro pubblico, dialogo coi cittadini, con Cecilia Malmström, commissario degli affari interni, sul tema della protezione dell'Unione Europea. L'incontro si è svolto al Teatro Regio. Sovraindebitamento e usura. Pubblicate le tre ricerche dei vincitori delle borse di studio assegnate dall'Osservatorio sul fenomeno dell'usura con le Università di Torino e del Piemonte Orientale. Annalisa Boido analizza il sovraindebitamento delle famiglie, Cristina Rovera esamina i contributi pubblici e la lotta contro l'usura e Marco Zuffranieri indaga le dipendenze da gioco. Il volume, edito da Celid, è disponibile per università, biblioteche, enti e associazioni. I diritti di tutti, film per le scuole. Proseguono fino ad aprile gli appuntamenti cinematografici della 26esima edizione della rassegna I diritti di tutti per le scuole superiori di 25 città piemontesi. L'iniziativa del Comitato Resistenza e Costituzione, in collaborazione con AIACE Torino, si intitola Un mondo senza confini, storie di vita tra esclusione e inclusione e propone la visione dei film Miracolo alle Havre di Aki Kaurismäki, Quasi amici di Olivier Nakache ed Eric Toledano e Terraferma di Emanuele Crialese.